Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come. Una cosa è certa, Massimiliano Varese ha qualcosa contro Vittorio Menozzi e non ci sono dubbi né per i concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà che per il pubblico. Dice d'essere infastidito dal modo in cui si pone con Monia La Ferrera, eppure qualcosa non quadra. Un gesto ieri ha indignato, è polemica. Il guru si è reso protagonista di un gesto che avrebbe voluto far passare per scherzoso, secondo i fan su Twitter di matrice violenta. Massimiliano Varese diceva di essere geloso di Vittorio Menozzi, ma giorni fa ha anche alluso alla sua possibile omosessualità. Nel frattempo online chiedono la squalifica. L'ha spinto. Grande Fratello. La brutta reazione di Varese con Vittorio. Più che esser geloso del modello per Monia La Ferrera, Massimiliano Varese sembrerebbe non tollerarlo a priori, quasi lo soffrisse. Gli utenti se ne stanno convincendo sempre più da diverse settimane grazie ai video della diretta di Mediaset Extra e del sito del Grande Fratello 2023 che fanno girare e analizzano sui social. Dopo la spa i veterani erano tesi. Forse, per delle info giunte dall'esterno? Il 48enne era furibondo. Vittorio Menozzi stava ballando a bordo piscina accanto a Beatrice Luzzi, il resto del cast lo stesso ma in acqua mentre l'attore e Giuseppe Garibaldi erano seduti con un'aria scura e si mordevano le labbra dalla rabbia, fermi immobili. Il 23enne ha ballato anche con Monia La Ferrera e a quel punto Max si è alzato e ha spinto alle spalle il giovane. Che era vestito, buttandolo in acqua, rischiando di far cadere anche la Luzzi. Perché io faccio finta di essere stupido, ma poi in confessionale faccio un casino per tutto, diceva poi a Giuseppe in cucina. Inizialmente il suo è sembrato davvero un gesto buffo e i primi a denunciarlo, in rete, erano stati apostrofati come esagerati e pesanti. Dopo però, sempre più utenti si sono uniti alla loro idea. Prima non avevo notato, ma guardando bene il video si sente e capisce tutto, poteva farsi male, Vitto è alto 1,86 e la piscina è bassissima, sapeva che non voleva bagnarsi la camicia, qua stiamo proprio oltre il limite, questo è pericoloso, però Stefano è quello punito, squalifica, è folle, scrivono online. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.